A seguito dell'atto integrativo del piano stralcio 2020 contro il dissesto idrogeologico firmato dal presidente della regione Michele Emiliano e dal ministro dell'ambiente Sergio Costa, sono stati assegnati alla Puglia 15 milioni di euro per realizzare 6 interventi di tutela del territorio. Le città interessate dai lavori saranno in primis Lucera, poi Polignano a Mare, San Marco Lacatola, Sant'Agata di Puglia, Deliceto e Andria. Lucera e Polignano in particolare sono importanti per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico pugliese. A Lucera si prevede un intervento di consolidamento del versante collinare sottostante il famoso Castello Federiciano, a salvaguardia del sito culturale che rischia il cedimento. Oltre alla riconfigurazione del fronte occidentale della collina costituita da terreni friabili e offeso da una cava che ne ha inficiato la stabilità. L'intervento prevede il rinverdimento per ridurre i fenomeni di erosione e di lavamento e i lavori comporteranno una spesa di oltre 5 milioni di euro e si integrano con altri interventi già eseguiti dal comune di Lucera. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Anita Mauro Di Noia, ha approvato una delibera sui servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale per il rientro a scuola in sicurezza degli studenti. I servizi dovranno essere espletati dalle aziende già affidatarie dei servizi minimi di TPL, secondo le modalità autorizzate dalla Regione. Gli eventuali autobus da noleggio utilizzati dovranno rispettare la normativa vigente anche per la sicurezza sanitaria. Dovranno inoltre esporre le informazioni per i viaggiatori, indicazione sul fronte del mezzo di cartello indicante corsa aggiuntiva e della destinazione della corsa per cui il mezzo effettua il servizio, nonché del numero massimo di viaggiatori che il mezzo è autorizzato a trasportare ai sensi della normativa vigente. I servizi aggiuntivi saranno remunerati con diversi importi. La delibera prevede uno schema di appendice contrattuale già condiviso e accettato da Ferrovie del Gargano, Cotrap, Ferrotranviaria, Ferrovie Apulo Lucane e Ferrovie Sud-Est. Mercoledì 20 gennaio in Puglia sono stati registrati 11.485 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 1.159 nuovi casi positivi. 470 in provincia di Bari, dove i numeri continuano ad essere alti, 72 in provincia di Brindisi, 108 nella provincia Bat. Risalgono nella giornata del 20 gennaio i contagi in provincia di Foggia, in cui si registrano 119, 104 in provincia di Lecce, 286 in provincia di Taranto, un residente fuori regione e un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato ed attribuito. Sono stati registrati 25 decessi, di cui 12 in provincia di Foggia. 55.101 sono i casi attualmente positivi di Covid-19 in Puglia. Il presidente di Confagricoltura Foggia, Filippo Schiavone, è intervenuto nel corso della prima riunione del tavolo tecnico aperto dal presidente della provincia, Nicola Gatta, per individuare un'azione comune in vista delle progettualità del Recovery Fund per il territorio di Capitanata. Schiavone ha rimarcato come il futuro della provincia di Foggia, post pandemia, passa attraverso una ritrovata centralità dell'agricoltura e ha evidenziato come le risorse complessive messe a
a disposizione del settore in Italia dal piano non permetteranno di raggiungere quella sovranità alimentare di cui tanto si parla, così come sembrano mancare interventi diretti a vantaggio delle imprese. Sulle progettualità cantierabili sul territorio, le priorità evidenziate dal tavolo di lavoro del CIS restano assolutamente centrali, con particolare attenzione per le infrastrutture viarie e la diga di Piano dei Limiti. Accanto a questo, però, conclude il presidente Schiavone, c'è bisogno di un cambio culturale che dia nuovo valore al settore agricolo, esaltando la tradizione e la capacità produttiva locale con la ricerca scientifica e l'innovazione. Vergine Immacolata, noi ti salutiamo. Santa Maria, Madre patrona nostra, noi ti preghiamo. Madre di Dio e della Chiesa, noi ricorriamo a te. Ai piedi della croce sentiamo anche oggi la parola del Redentore. Ecco vostra madre. Ecco, o madre, i figli tuoi, e noi tuoi figli cerchiamo rifugio sotto la tua materna protezione. Viviamo tempi difficili e da te, consolatrice degli afflitti, imploriamo con fiducia il soccorso. Mai la storia umana ha sperimentato tanta esaltazione d'ingegno e insieme tante contraddizioni di vita. Mai l'umanità si è trovata di fronte a sfide e ad inganni come quelli che dobbiamo vivere. Stiamo imparando a conoscere i progressi delle scienze e ne siamo fieri. Ma ci stiamo anche accorgendo con terrore delle insidie che li attraversano. Il nostro orgoglio si mescola alla paura, le nostre sicurezze si confondono con le fragilità e le incertezze del caos. Il protagonista di questi giorni è un virus invisibile e cattivo, che quale mostro spettrale attenta alla serenità della nostra esistenza e insidia la solidarietà per la nostra convivenza. Guarda a noi, o donna gloriosa, guarda a noi che ci affidiamo a te, come i bimbi si affidano alla madre, e senza timore si rifugiano tra le sue braccia. Guarda noi, o donna benedetta, e fa che in queste ore di panico e di apprensione non venga meno la fiducia del cuore. Nulla ci blocchi ed ogni minaccia sia affrontata con l'audacia della sapienza e della generosità. Preservaci, o madre, dal virus micidiale che sta mortalmente contagiando intere fasce della popolazione mondiale. Ottienici, ti preghiamo, uomini e donne dedicati alla ricerca scientifica, con disinteresse e competenza, assicura il successo per il loro impegno e le loro fatiche. Assisti e proteggi coloro che sono chiamati negli ospedali e negli ambulatori a soccorrere le sofferenze dei fratelli. Patrona nostra, preservaci dal contagio dello spirito. Proteggi il tuo popolo dalle insidie dell'antico nemico di Dio
che da sempre è anche nemico dell'uomo. Guida i nostri passi nel cammino terreno verso la meta gloriosa del cielo. La nostra vita non conosca confusione e sgomento, ma resti strettamente unita a colui che è la nostra speranza e la nostra pace, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.